diciamo, un pomeriggio fortemente voluto dalla sindaca Emilia Muratori, a cui la domanda incantata che fanno tutti è se discendente di Muratori, chiaramente non di Ludovico Antonio, ma di tanti Muratori, con nome diffuso a Avignone. Abbiamo imparato che i Muratori poi si dividono in varie dinastie, in varie stirpi, poi lo vedremo se mai. E quindi, fortemente voluto, è il 21 ottobre, quindi è il compleanno di Muratori, che nasce il 21 ottobre 1672, e questo convegno viene a concludere un biennio, realmente un biennio cominciato il 21 ottobre del 2020, quando a Modena, su forte impulso allora dell'arcivescovo signor Castellucci, che poi entra anche qui, e con la partecipazione della segretaria di Modena, tenemmo un convegno, dico 21 ottobre come data prefissata, poi capitò che il giorno prima venne una recrudescenza del morbo e quindi in base ai dati eccetera potremmo effettivamente svolgere il convegno il 3 novembre, però la data era 21 ottobre, quindi è un biennio di intensa attività moratoriana. Il convegno del 21 ottobre 20 è andato a finire in un volume di atti stampato pubblicato un anno fa circa, quindi le relazioni fatte allora sono lì. Oggi concludiamo, perlomeno concludiamo, ecco, dire concludere a proposito di Muratori è un'impresa molto ardua, perché con Muratori è veramente una storia infinita. Allora, visto il luogo dove siamo, io ricordo bene che negli anni 91, 93, 95, qui in questa, esattamente in questo luogo, tenevamo dei convegni biennali organizzati dal comune di Vignola, assessora Beatrice Bertolla in particolare, e dove vennero persone di grande fama a parlare di Muratori. Io ricordo qui Martino Capucci, Urbano Biondi, che tutti voi avete conosciuto e ricordate chi sono. Quindi con Vignola si parte, possiamo dire, partiamo dagli anni 80, ma no, partiamo addirittura dal 1950, ma no, partiamo addirittura dal 1972, perché poi sarà detto più autorevolmente di me dalla sindaca Dati, nel il 21, anzi esattamente il 20 ottobre, abbiamo scoperto, il 20 ottobre del 1872 fu posata la prima pietra del ponte Muratori, che appunto congiungeva Vignola a Savignano e diciamo a Bologna. A questa posa della prima pietra era presente Carducci, se poi avremo tempo magari leggeremo qualche riga della sua divertentissima e spiritosissima cronaca fatta di quella giornata. Poi andiamo avanti, 1950, che era il secondo centenario della morte di Muratori, il Muratori muore il 23 gennaio 1750, quindi il 23 gennaio 1950 si fece un altro convegno, sia a Vignola sia a Modena, dove intervennero altre autorità, eccetera, dove intervenne anche una persona che io voglio ricordare anche per ragioni d'affetto, un predecessore della nostra sindaca, in quanto sindaco anche lui, Attilio Neri, che i più anziani di voi ricorderanno come pediatra e i vecchissimi ricorderanno come sindaco, forse per 3 anni, oltre che presidente della società di calcio Vignola, che mi ricordo che si vantava che aveva lanciato Arcadio Venturi, che era arrivato in nazionale. Allora, Attilio Neri partecipò come persona colta al convegno del 1950 e poi ha continuato, poi se avremo tempo citeremo le sue pubblicazioni sulla storia di Vignola, anche nel segno di Muratori. Però appunto abbiamo dei tempi contingentati, adesso penso che sia più opportuno che la sindaca di Vignola prenda la parola, che è la nostra padrona di casa. Quindi ringrazio voi per essere venuti, ringrazio la sindaca per averci costretto a questa giornata. Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti, abbiamo aperto questa giornata con un breve video sulla città di Vignola proprio per sottolineare il benvenuto che come amministrazione vogliamo dare a tutti voi e grazie per essere qui e per partecipare a questa giornata, a questo pomeriggio in cui cercheremo di approfondire e di conoscere meglio la figura di Ludovico Antonio Muratori. Intanto vi ringrazio e do il benvenuto in primo luogo ai relatori che oggi ci onorano della loro presenza, alle forze dell'ordine, a
ai sindaci, agli assessori presenti, al presidente del Consiglio dell'Unione Terra di Castelli che è presente, ai dirigenti scolastici che ringrazio. E ricordo che la scuola Maria Mignola è intitolata proprio a Ludovico Antonio Muratori. Qui abbiamo la preside e alcuni docenti, vi ringrazio. Ringrazio il dirigente scolastico professor Vento e la professoressa Giovanna Morini del liceo classico Muratori San Carlo di Modena che ci porterà il suo saluto. Saluto anche e ringrazio la presidente e la vicepresidente della Fondazione di Mignola. Ci ospitano in questa sala che insomma dà valore a qualsiasi evento davvero si svolga all'interno di questo luogo, perché è veramente suggestiva e davvero, davvero bella. Ringrazio il professor Marri che sarà il moderatore di questa, di questo pomeriggio, di questa giornata di studi, e insieme a lui anche il professor Buzzacchini, rispettivamente presidente e vicepresidente del Centro di Studi Muratoriani. Prima il professore diceva che questo evento è stato fortemente voluto dalla sindaca. In realtà c'è stato davvero un grande lavoro di squadra e di tante persone che si sono adoperate perché l'anno muratoriano venisse celebrato nel migliore dei modi. Abbiamo iniziato qualche mese fa, per la verità, direi intorno al mese di marzo, e da quel mese ogni 21, appunto giorno 21 di ogni mese, abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Mignola quelle che noi abbiamo chiamato pillole, dei brevi video in cui abbiamo ricordato alcuni aspetti della presenza dei muratori a Mignola, perché in tanti luoghi e in tanti modi muratori viene ricordato a Mignola quotidianamente. Ho ricordato la scuola Amelia Muratori, il professor Marri ha ricordato il ponte Muratori, la via Muratori, una squadra di pallavolo Ludovico Antonio Muratori, e anche la torta Muratori che la pasticceria Gollini, che ringraziamo perché è stata molto presente in questo anno di celebrazioni, produce insieme alla più famosa forse torta Barozzi, ma della torta Barozzi parleremo approfonditamente il prossimo anno, perché il prossimo anno invece sarà dedicato al grande architetto Jacopo Barozzi. Quindi davvero un percorso che è stato fatto insieme a tanti che ci hanno sostenuto in questi mesi, ed oggi è il momento, diciamo più il momento clou, ecco, proprio perché è il compleanno di Muratori, come si diceva prima, per cui il convegno che vede, come dicevo, la partecipazione degli studiosi che davvero ci onorano della loro presenza, continuerà poi alle ore 18 con la inaugurazione di una mostra che è stata allestita nelle sale del castello dalla Fondazione di Mignola, che ringrazio ancora anche per questa iniziativa molto particolare di cui dopo ci parlerà il professor Alcalac. E ancora però, prima che si concluda l'anno muratoriano, abbiamo in programma almeno 5 trekking e 5 percorsi storici dedicati a muratori all'interno della nostra città, con diverse, diciamo così, prospettive che ci verranno presentati, anzi saranno le nostre guide, Daniel degli Esposti e Paola Gemelli, e ancora avremo un trekking che è organizzato da Eccetera. Ancora il 3 novembre nella sala del Consiglio Comunale presso il municipio, e il professor Buzzacchini e il dottor Achille Ludovisi ci parleranno di una
diciamo, di un aspetto del Muratori forse meno conosciuto. È il Muratori che descrive e racconta il mercato di Vignola, perché Muratori è stato anche questo, è stato sicuramente un grandissimo studioso di fama europea, ed è anche la ragione per cui il convegno di oggi affronta e mette l'accento su questo aspetto europeo del Muratori, per le relazioni importanti che Muratori ha avuto con il resto d'Europa, ma forse anche non solo per questo, ma anche per la sua visione, diciamo, della cultura e della conoscenza. E quindi grande studioso, ma anche attento alle vicende vignolesi, alle vicende della sua città, quindi al mercato, quindi alle specialità culinarie. Abbiamo visto prima nel filmato il Borlengo viene raccontato anche da Ludovico Antonio Muratori. La devozione dei vignolesi, la devozione per esempio alla Madonna della Pieve, e il professor Buzzacchini ha approfondito in maniera esemplare questi aspetti. Quindi è davvero un omaggio a Ludovico Antonio Muratori a tutto tondo. In questo anno peraltro abbiamo ottenuto, ci siamo presentati come amministrazione a un finanziamento, a un bando per il finanziamento di un recupero, di una riqualificazione della casa del Muratori, dove c'è lo studiolo che è il luogo, la stanza dove Muratori è nato, e quindi siamo riusciti ad arrivare ad ottenere un finanziamento che ci consentirà intanto di finanziare la progettazione esecutiva della riqualificazione della casa dei Muratori, che, lo ricordo, negli anni 40, nel 1940 venne designata come monumento nazionale dall'allora governo. Quindi abbiamo nella nostra città un monumento che ha una dimensione, una levatura nazionale. Tutto questo, la faccio breve perché davvero abbiamo voci importanti da ascoltare, tutto questo è stato possibile appunto grazie al lavoro di tanti. Alcuni li ho già ricordati, consentitemi di ringraziare e di ringraziare l'assessora Daniela Fatatis, assessora alla cultura del Comune di Vignola, che veramente ha fatto un lavoro straordinario da mesi appunto. Così come ringrazio l'ufficio cultura, l'ufficio stampa e anche la dottoressa Venturi per il lavoro che ha fatto rispetto all'annullo filatelico. Ringrazio l'ufficio segreteria del sindaco, Melis Tasantani e Roberta Vandini. Ringrazio il CIDI per i crediti formativi, ha organizzato insomma i crediti formativi per i docenti. Ringrazio veramente in modo sentito il gruppo filatelico Città di Vignola e le Poste Italiane, che come avete visto hanno allestito un ufficio postale all'interno appunto della sala dei Grassoni per realizzare l'annullo postale. E consentitemi un ricordo affettuoso e davvero commosso per l'autore del logo dell'anno muratoriano, che è stato riprodotto sulla cartolina appunto oggetto dell'annullo. E Maurizio Cotelluppi è prematuramente scomparso e non ha potuto vedere completo il suo lavoro. Avremmo voluto che potesse vedere la cartolina, ma così non è stato. È morto prematuramente e per noi questa è davvero un'occasione speciale per ricordarlo. Saluto anche chi ci sta seguendo su YouTube, in streaming, comunque sarà registrato questo convegno, quindi si potrà vedere ancora. E infine concludo ringraziando l'Arcivescovado, avremo più tardi il nostro gradito ospite, il Vescovo di Modena, Don Elio Castellucci, e ringrazio anche la parrocchia che ha deciso di celebrare, Don Luca in particolare, insieme a Don Elio, di celebrare una messa più tardi alle ore 19 dopo l'inaugurazione della mostra Muratori, Dio ce lode.
E infine vi porto i saluti, porto a tutti noi, a tutti voi, i saluti del prefetto, del prefetto di Modena, che ha avuto un imprevisto, un impegno molto improvviso quanto importante, e porta a tutti, rivolge a tutti noi i propri saluti e si scusa di non poter essere presente. Io mi fermo qui, vi ringrazio della vostra pazienza, ma era davvero importante ricordare chi ha davvero lavorato tanto per arrivare a celebrare degnamente e come sicuramente merita la figura di Ludovico Antonio Muratori. Grazie e buon proseguimento. Ora la parola di nuovo al professor Marvi. Che semplicemente la passa. Professoressa Carmen Vandelli, a nome della Fondazione di Vignola che presiede. Grazie, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo convegno che il professor Marvi pochi minuti fa ha detto essere la chiusura di un anno muratoriano e che io direi essere invece l'apertura ufficiale delle celebrazioni che Vignola dedica a questo suo grande cittadino, Ludovico Antonio Muratori, nel giorno della sua nascita. È una figura poliedrica, dotata di tanti talenti, che ha saputo fare fruttificare con grande successo e che ha lasciato all'umanità un immenso patrimonio intellettuale, una miniera da dove anche oggi possiamo estrarre tanti tesori. Desidero ringraziare l'amministrazione comunale per aver scelto per questo convegno questa sede prestigiosa per festeggiare questo nostro cittadino che Benedetto XIV definì il decoro della nostra Italia. Sono onorata dell'invito e porto con piacere il saluto di tutti gli organi della Fondazione e il mio personale e un buon lavoro in questo meeting. E con questo convegno e con la mostra che avete sentito già dal nostro sindaco, che inaugureremo verso le 18, i muratori 10 lode allestita nella rocca, aperta a tutti gratuitamente, nel rispetto comunque delle regole di accesso ovviamente, e rivolta in modo particolare ai giovani, mi auguro che questi imparino dal muratore la operosità e l'umiltà di una vita esemplare. Auspico infine che a chiusura dei lavori in tutti noi sia più vivo che mai il desiderio di conoscere sempre meglio il carisma del muratore per avvicinarsi ad una vita più attiva e finalizzata ad esaltare i valori di una società più equa e solidale. Buon convegno a tutti e grazie. Tocca adesso all'assessore alla cultura di Modena, Andrea Bottolomasi, che porge i saluti dell'altra patria di Modena. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, saluto le autorità civili, militari e religiose presenti, svesto i panni istituzionali e mi autoconvoco, lo dico ad Emilia già per le celebrazioni su Jacopo Barozzi, non tanto per le competenze di natura architettonica ma per gli altri aspetti, a parte gli scherzi, porto i saluti a nome dell'amministrazione in maniera
convinta e con una piena adesione alle attività, proposte, peraltro in una logica di sempre maggior collaborazione anche per quello che riguarda le politiche culturali, cosa non scontata quando si parla di enti locali. Lo ricordavo prima, con la sindaca Muratori ci è capitato molto spesso ultimamente di partecipare a diverse iniziative culturali congiunte che vedono l'impegno del Comune di Modena e del Comune di Mignola, dal Poesia Festival al Festival Grandezza e Meraviglia sulla musica barocca e sulla musica estense. Io credo sia un momento particolarmente importante, non solo il convegno di oggi, ma le diverse iniziative che sono state messe in campo per ricordare e per rendere sempre di più patrimonio di tutti, di tutta quella figura che corrisponde al nome di Lucio Coelho Muratori e la qualità del suo pensiero. Mi verrebbe da ribattezzarlo come Ulisse, cioè Polutropos, una figura da molteplice ingegno, un intellettuale a tutto tondo, padre della storiografia moderna e uno dei riferimenti per la storia culturale dei nostri territori. Ci sono due aspetti che mi preme segnalare. Il primo è la varietà delle iniziative culturali che vanno a comporre la rassegna. Io credo che sia particolarmente importante in una logica di contaminazione di linguaggi culturali diversi, tenendo insieme la parte di presentazione di testi, la parte più convenistica, la parte dedicata alle mostre e ai trekking urbani, utili a far sì che questo patrimonio sia un patrimonio diffuso e il pubblico sia un pubblico il più ampio possibile. E l'altro aspetto su cui immagino interverrà la dottoressa De Rubes e il professor Alcalà, che è il lavoro che in rete tra l'amministrazione comunale di Modena, la Galleria Estense, il Ministero della Cultura e diversi enti locali coinvolti stiamo svolgendo all'interno dell'ambito del Digital Humanities e della digitalizzazione del patrimonio, in particolar modo dell'archivio muratoriano custodito all'interno della Biblioteca Estense Universitaria, per riconfermare non solo l'attualità del pensiero dei muratori, ma soprattutto per far sì che il suo lavoro diventi di più, sempre di più un patrimonio di tutte e di tutte, e grazie alle enormi possibilità che i percorsi di digitalizzazione aprono per una maggiore fruizione di saperi, il suo lavoro diventi, appunto, come dicevo prima, un patrimonio il più diffuso possibile. Quindi davvero un ringraziamento al Comune di Mignola, alla sindaca Muratori, a tutta la giunta, e la conferma che su progetti e su iniziative in rete di questo tipo non continuerà a mancare il sostegno anche da parte dell'amministrazione comunale di Modena. Grazie ancora a tutti e buon pomeriggio. Perché adesso dovrebbe collegarsi con noi Elisabetta Guarnini, parlamentare europea, figlia della nostra terra. È già collegata, ecco, la dobbiamo qui, salutiamo Sono particolarmente contenta di poter partecipare a questa riunione a Strasburgo, come forse potete vedere, a questo importantissimo convegno a 350 anni dalla nascita di un personaggio illustre come Ludovico Antonio Muratori, appunto, che nasce a Vignola, svolge la sua attività in gran parte a Modena, quindi immaginerete da modenese come sono contenta di offrirvi un saluto e qualche breve riflessione. Mi ha sempre colpito della biografia di Muratori questa sua voglia incredibile di conoscere, di sapere, quindi un bambino che si aggrappava alle finestre ascoltando un maestro per poter imparare anche lui fin da piccolissimo. Si laurea lui brillantemente in un'età molto molto giovane e insomma raggiunge una serie di tappe nella sua vita culturale, dalla direzione della biblioteca modenese del Duca Renato I d'Este, insomma tutte le opere che produce. Naturalmente, oltre all'impegno pastorale, sappiamo che viene consacrato sacerdote, anche in questo caso
in giovane età e che svolse un impegno rilevantissimo sul piano sociale. E devo dire che la cosa che mi viene immediatamente in mente è ovviamente il liceo Muratori. È il liceo Muratori che io ho frequentato a Modena, che penso abbia contribuito moltissimo anche per la mia formazione successiva. Devo a quel liceo, insomma, l'importanza della, posso dire, dell'impegno. Ho conosciuto dei docenti qualificatissimi, ho studiato moltissimo, forse anche troppo, però insomma è stato uno sforzo, un impegno talmente serio, rigoroso, meticoloso, che poi mi ha permesso anche insomma, nel mio piccolo di raggiungere traguardi importanti nella, mia carriera professionale. E, la dimensione europea di Muratori è molto rilevante, lo dico sia per la precocità insomma, con cui Muratori ha così svolto la sua attività, appunto cogliendo l'importanza di scrivere, di lavorare in un ambiente aperto, internazionale. Dai carteggi che noi abbiamo si vede come egli appunto interagiva con oltre 2000 personaggi che abitavano, svolgevano le loro attività in diversi paesi europei, personaggi illustri, per esempio Leibniz, e anche il fatto di avere un punto di vista sempre molto obiettivo, senza pregiudizi di tipo culturale, di tipo religioso, tutte queste cose appartengono ad uno spirito così plurale, europeista per alcuni versi. E devo dire che oggi in Europa, nel cuore delle istituzioni europee, avremo forse bisogno di tanti collaboratori, di questo spirito alto che vede nella commistione tra popoli, tra culture, tra tradizioni un valore aggiunto, la possibilità di progredire nella conoscenza. Siamo in una fase in cui purtroppo ancora i venti nazionalisti, estremisti, anti-europei soffiano forte e rischiano di mettere a repentaglio la costruzione della casa europea, una casa democratica, una casa che ha assicurato la pace per 70 anni, che oggi peraltro deve continuare a perseguirla. E noi siamo qui a batterci, a lottare per i valori di democrazia, di scambio tra diversi, di rispetto reciproco, siano sempre alla base del funzionamento delle istituzioni europee. Quindi mi auguro che lo spirito e l'impegno, l'esempio di Ludovico Antonio Muratori, insomma, ispiri non solo la mia attività come parlamentare europeo, ma l'attività di tutti noi. E un grande abbraccio, un grande saluto naturalmente alla sindaca e agli lavoratori e all'assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, con la speranza di incontrarvi quelli di Modena e quelli di Nola quanto prima. Ecco, abbiamo detto prima della presenza dei dirigenti scolastici di Nola, anzi approfitto anche per ringraziare la professoressa Marcialis, vicepresidente dell'Istituto Spallanzani, che prima colpevolmente ho dimenticato, e chiamerei però a portare un saluto la professoressa Giovanna Morini, preside del liceo Muratori San Carlo, citato anche dall'eurodeputata Elisabetta Gualmini, che davvero ringraziamo per questo contributo che ci ha tenuto a proporci, a offrirci, dando così insomma quella visione da europeista di Ludovico Antonio Muratori. Grazie professoressa della sua presenza, prego. Grazie a voi per questo invito che mi emoziona sempre. Abbiamo cominciato questa storia per alcuni anni, ma è stato citato questo convegno nel 2020, più o meno in questi giorni di un po' drammatici, ma anche di entusiasmo, perché sembrava che riprendessimo una normalità e invece poi abbiamo scoperto che era ancora un po' lontana la via della normalità vecchia, però chissà che appunto anche quel convegno non sia stato un'apertura a nuove normalità e a nuovi modi di vivere. Comunque insomma credo che sia sempre un
po' emozionante ritornare su questa figura di intellettuale, di sacerdote, di modenese, vignolese, veramente particolare. Anche quando abbiamo celebrato questo convegno a Modena due anni fa, così in quel caso avevamo presentato anche lavori degli studenti fatti da alcune classi del, del muratore San Carlo, e così quando avevamo iniziato a incontrare con la scuola la figura di Ludovico Antonio Muratori, avevamo preso un po' la suggestione di far lavorare i ragazzi con qualcuno che in fondo era un ex studente che aveva frequentato la loro stessa scuola 300 anni prima, che non sono poi un tempo così lungo, perché in fondo insomma certamente Muratori è stato anche questo, no? Così si è la storia del nostro liceo e la storia di Muratori si innesta in quella della più antica istituzione culturale e scolastica di Modena, la scuola dei Gesuiti in Via dei Servi, nata alla fine del Cinquecento, e che poi è stata frequentata anche da Ludovico Antonio Muratori, soltanto 90 anni dopo, quando da Vignola si è trasferito a Modena per proseguire gli studi, e poi questa lunga storia culturale e scolastica modenese continuata quando il Muratori è diventato Regio Liceo con l'Unità d'Italia. Abbiamo un archivio bellissimo che testimonia proprio anche il passaggio a cavallo degli anni del 1860 tra la scuola gesuita e la scuola del Regno Italiano, e con ad esempio il cambio dei voti, si andava da 1 a 5 e poi è cominciata la scala che conosciamo adesso anche, i registri erano in latino e nel giro di un anno sono stati scritti in italiano, cose molto interessanti, speriamo di trovare le forze di lavorarci su questo passaggio alla scuola appunto al Regio Liceo Muratori di Modena, che è stato intestato a Muratori nel 1872, credo che abbia partecipato, che in qualche modo insomma ci sia stato un riconoscimento da parte di Carducci in questa titolazione, no? Ecco, davvero per i ragazzi di oggi che frequentano il liceo Muratori San Carlo, davvero l'incontro con questa figura è un modo per innestarsi in una storia lunga, una storia modenese, vignolese, radicata così nelle nostre città, tra Vignola, Modena, Via dei Servi, Piazza della Pomposa, nella storia delle nostre terre dal Cinquecento in poi. Diciamo che la figura di questo studioso, di questo sacerdote, l'abbiamo proprio cercata e trovata agli inizi di un altro pezzo di questa storia, perché nel 2016 c'è stato per Modena un evento molto importante, in città erano presenti due licei classici che così anche per il forte desiderio e la volontà politica in senso alto dell'amministrazione locale, anche di Emilia Muratori che all'epoca guidava il settore scuola della provincia, i due licei classici di Modena che hanno fatto confluire il loro percorso in un progetto culturale unitario. Ecco, perché questo? Beh, credo per ritornare, di tempo in tempo bisogna tornare a rifondare Modena su una cultura umanistica alta, perché non andasse disperso anche un patrimonio di cultura umanistica, di cultura letteraria che ha connotato e che ha caratterizzato Modena, perché siamo qui a parlare appunto di uno degli esponenti di questa antica cultura, antica tradizione culturale e scolastica, perché non andasse sperduta in una Modena che vive tanto di tecnica, di scienza, di tecnologia, e che forse ogni tanto si distrae rispetto a questa radice importante del vivere civile. Quindi quando nel 2016 appunto è iniziato
un nuovo capitolo di questa storia che però è un continuo, non va per salti, appunto dal ruolo dei gesuiti fino ad adesso, dice Muratore San Carlo. Il desiderio era anche di trovare qualche riferimento, no? Che desse senso a questa operazione, che non è stata solo un'operazione tecnica, ma davvero culturale e politica in senso alto. E appunto già lì, anche con qualche incontro, abbiamo incontrato il professor Zamani per progetti di scuola, che ci ha raccontato di lui, ci ha dato qualche spunto su questa figura, sull'importanza di Muratore rispetto alla nascita dell'economia civile in Italia, quando ancora non era del tutto una cattedra universitaria forse. Abbiamo trovato quindi in questa figura appunto una persona, come si diceva prima, una figura di intellettuale, di presbitero e di uomo di cultura a tutto tondo, in cui la cultura umanistica era fortemente legata alla vita civile. Il libro che abbiamo incontrato nella nostra storia di scuola è stato l'ultimo che ha scritto, della Pubblica Felicità. Ci ha un po' intrigato anche coinvolgere i ragazzi in qualche riflessione su questo testo, perché lì appunto ci abbiamo proprio visto il tentativo di non fare dell'erudizione, di suggerire ai governanti, a chi governava, no? la città, ma non solo, a tutti quelli che avevano in qualche modo dei ruoli al servizio della vita comune, di avere come obiettivo un fine non moralistico, ma il benessere, lo stare bene delle persone che vivono in una comunità. Molto moderno, molto vicino, adesso non perché dobbiamo sempre portare il vecchio vicino, no? No, non è questo, è proprio perché la parola felicità credo che suoni contemporanea a tutti e in particolare credo ai ragazzi e ai nostri studenti. E, ecco, questo tra l'altro appunto anche, la nostra deputata, Elisabetta Guarnini ha citato la sua frequenza del Muratori, del liceo Muratori, da ragazza, ha citato queste corrispondenze, anche di questo abbiamo visto qualcosa, con tanti altri intellettuali europei. Allora veramente anche la Pubblica Felicità, insomma, abbiamo intravisto questo intellettuale che 300 anni fa si misurava non solo con gli estensi, non solo con Modena, ma aveva un respiro ampio, che è proprio il tema della giornata di oggi. Quindi non dava consigli soltanto ai principi estensi, ma aveva davvero un orizzonte molto più ampio. Ecco, un po' come se adesso qualcuno con i nostri sindaci, la sindaca Muratori, il sindaco Mozzarelli, con i nostri assessori che sono qui, insomma, facesse alzare lo sguardo per guardare cosa succede intorno nel resto d'Europa, eccetera. E poi dicevo, proprio ultimo flash, così per ricostruire il perché di questo legame forte, che non è solo il nome intitolato alla scuola, ma è diventato un po' un legame un pochino più ricco, ecco, che cerchiamo di condividere con gli studenti nei vari anni, questa idea un po' delle conoscenze utili contro quelle inutili ed erudite. Anche questo credo che sia un tema che i ragazzi hanno colto, quelli che hanno lavorato sui testi in qualche altra occasione. Ecco, noi appunto siamo terra modenese, terra del buon cibo, terra dei motori, terra tecnica e pratica, e nel libro, nei libri, nei testi di Muratore abbiamo visto anche tanta attenzione alla vita pratica, a come si costruiscono le cose, a come si fanno le cose. Un bibliotecario, c'è il codice muratoriano, ci sono cose di altissimo intelletto, e però c'è anche l'attenzione alle cose pratiche, addirittura come forse si fanno i bornelli. Scusate la lunghezza, ma cioè, è un tema davvero che ha
così scandito un po' la nostra riflessione di liceo, che rinasceva un pochino, insomma, unificando questa e prendendo in carico questa tradizione umanistica e culturale modenese. E allora volevo finire con questo piccolo pezzo dalla pubblica felicità, che credo che sia un po' per tutti. Ora, in questi illuminati tempi, non solamente chiunque è assunto al grado di consigliere dei principi, ma chi ha buon polso nello studio delle lettere dovrebbe prendere per sua principale mira di migliorare il suo grande o piccolo mondo, gloriosa cosa che è il far del bene agli altri. Ora quanto più il farne un intero popolo e impiegare le meditazioni sue affinché si sminuiscano i mali e crescano i beni della Repubblica. Più a mio credere da stimare un libro che insegna ad un mercatante, a un marinaro, a un giardiniero agricoltore, ad uno speziale, il suo mestiere col meglio di quell'arte, che 100 libri di secca filosofia, di smienza erudizione e di poesie poc'altro contenenti che infilzate parole. Ai geni posce di maggior penetrazione è riservato il trattato di rigore ed estensione tutto ciò che può migliorare o perfezionare il governo politico ed economico degli stati. Allora credo così che sia bello pensare a Muratori, che da uomo di lettere, da uomo che così ha consolidato il canone muratoriano dei libri del Nuovo Testamento, da uomo che appunto da intellettuale europeo, come dice il nostro convegno, però è rimasto lontano da ogni erudizione, invitando tutti, chi governa, ma forse anche chi insegna le lettere e la cultura ai giovani, di stare lontani appunto dalle erudizioni, perché sono più preziosi dei libri per gli agricoltori che quelli pieni di parole inutili. Grazie. Rimanendo sulla scuola intitolata Ludovico Antonio Muratori, chiedo alla professoressa Brunella Maugeri, dirigente della scuola media Muratori di Pignola, di portare il suo saluto. Grazie. Grazie a voi, sono veramente contenta di poter partecipare a questo convegno. E come ha anticipato appunto dalla collega Morini, sembra inevitabile per chi comunque dirige una scuola, considerando il titolo del convegno Storie e prospettive di un intellettuale europeo, diventa imprescindibile, a mio avviso, non puntare gli occhi sul saggio della pubblica felicità. E la domanda, l'interrogativo che mi sono posta, cercando di trovare un collegamento tra lo spirito della nostra scuola e quello che albergava nelle opere dei Muratori, e mi ha fatto porre l'attenzione su due domande che l'autore pone: si può essere felici su questa terra e come assicurare la felicità pubblica? E Muratori, da buon illuminista, nel 1749 aveva ben chiaro quello che doveva essere il ruolo dell'intellettuale. L'intellettuale doveva consigliare il capo di governo, il principe, quel che fosse, aiutare questo sovrano illuminato a fare quelle riforme che avrebbero contribuito ad ottenere un bene pubblico, perché proprio questo, a suo avviso, era il compito che Dio aveva dato all'intellettuale, la cura dei popoli da governare, esercitata sicuramente dal principe, ma indirizzata da questa luce, proprio rimanendo nel tema dei lumi. E questo mi ha portato a riflettere come noi nella nostra scuola stiamo declinando questi importanti interrogativi che Muratori si era posto. Certamente il primo è quello di interpretare i bisogni di una popolazione scolastica che sicuramente non sono solo eruditi, come diceva la collega, non sono solo formativi. Dopo un'emergenza sanitaria come quella che abbiamo trascorso, sicuramente diventano anche di tipo sociale. E da questo è nato il tentativo di voler veramente realizzare a scuola
un polo che sia non solo di formazione e crescita, ma anche trasversale sicuramente di ampliamento dell'offerta formativa, ma fondante di una comunità partecipata e socializzante, proprio per far sentire il bene pubblico vissuto e agito. Abbiamo attivato notevoli progetti in questi ultimi 2 anni proprio andando in questa direzione, per cui intanto un'apertura grandissima alla natura, cercando di far sentire ai bambini che frequentano, i ragazzi che frequentano la nostra scuola, il contatto con una natura che è sia educativa ma è anche ludica, per cui in momenti di ricreazione all'aperto, un orto sinergico che ci ha insegnato tantissime cose, i trekking, ma tutto ciò realizzato attraverso una gestione compartecipata tra l'amministrazione comunale, la fondazione che ci ha anche aiutato in un progetto di cui parlerò adesso, il comitato dei genitori, che proprio portano a come l'accento del voler creare un bene pubblico vissuto sia in stato importante. E dicevo appunto che abbiamo messo all'opera un importantissimo progetto che non è solo scolastico, ma è un progetto, il progetto Scuola e Territorio, promosso da Confindustria e Media, in cui queste competenze di cittadinanza, per cui questa necessità di rendere consapevoli i ragazzi sul come star bene insieme, e si esercita anche in un tempo scuola prolungato che offre sì potenziamento nelle materie STEM linguistico, ma soprattutto un tempo per stare a scuola, un tempo per stare a scuola studiando con i docenti, esercitando appunto le competenze nella mensa e i momenti ludici. E non da meno abbiamo moltissimi progetti di integrazione che passano molto attraverso la musica, e abbiamo un'orchestra, un progetto che si chiama appunto Orchestra, e che proprio è un esempio tradizionale della nostra scuola di inclusione. La musica vissuta, condivisa, appresa viene poi restituita alla cittadinanza mettendo proprio in campo le proprie conoscenze. E il CCR è molto importante e che a mio avviso si ricollega proprio a questo spirito moratoriano di non volere una mera erudizione, ma di volere dare delle chiavi di lettura più reale, che sembra più molteplice e complesso e che va gestito attraverso la padronanza dei metodi della discussione, del dibattito, della rappresentatività, della democrazia. E insomma, ci riproponiamo in tutti i modi di creare uno spazio di benessere condiviso, percepito così dai nostri utenti e vissuto e restituito in maniera osmotica con la cittadinanza, nello spirito di creare veramente una piccola fetta di felicità pubblica. Grazie. Grazie professoressa, grazie per i saluti che sono stati portati, e volevo ricordare che nell'ambito appunto delle iniziative relative alla figura dei muratori si stanno realizzando dei percorsi didattici per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, e si sta lavorando presso la biblioteca comunale, un gruppo di lavoro coordinato dalla dottoressa Maria Rita Santeramo, per la realizzazione di 2 percorsi didattici sui muratori rivolti rispettivamente alle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Quindi sarà ancora modo di parlare appunto di questa figura ai nostri giovani. Do di nuovo la parola a lei, professor Magni, per presentare il primo dei nostri relatori. Semplicemente per passarvi la parola, quindi adesso cominciamo con la parte scientifica. Quindi il primo a parlare sarà il professor Carlo Gallo dell'Università di Bologna, filosofo, politologo e quant'altro, come si suol dire, il quale si parlerà di un'opera di muratore che è tornata di grandissima attualità nell'ultimo biennio, cioè del governo della peste e delle maniere di guardarsi, un'opera del 1714 che appunto è stata anche pubblicata dal stesso professor Gallo. Quindi, prego. Credo di, diciamo preventivamente, facendo i calcoli, tutti dovrebbero avere
Bene, buon pomeriggio a tutti. Grazie agli organizzatori per avermi invitato in questo contesto importante e io non sono uno specialista di animatori, però ho curato quella che forse, non sono sicuro, è l'ultima edizione moderna di un'opera di Muratori. L'ho curata nel 20, l'ho pubblicata nel 21, è questo trattato del governo della peste e delle maniere di guardarsene. Il motivo per il quale ho fatto questa operazione culturale è un motivo contingente. Nel 20 e nel 21 avevamo un problema pandemico e c'erano dibattiti anche importanti in corso sopra il significato politico della pandemia e delle reazioni politiche e amministrative alla pandemia. E allora mi è venuto in mente che probabilmente ci sarebbe stato qualche interesse comparativo nel portare a conoscenza di un pubblico relativamente vasto questo testo. Allora, questo testo è un testo minore, non perché sia piccolo, sono 400 pagine in italiano, nell'edizione che ho curato io, che è pure un'edizione fitta, è minore perché se lo paragoniamo con le Antiquitates lo è minore perché l'impegno intellettuale altissimo di Muratori nel redigere questo testo è deliberatamente un impegno divulgativo e non speculativo in via autonoma. Questo testo è stato scritto in 2 mesi nel castello Coccapani di Spezzano e poi anche di Fiorano, quel che ho capito, dall'agosto all'ottobre del 1713. È stato pubblicato in prima edizione a Modena nel 1714 e nell'edizione buona e definitiva curata da Muratori con aggiunte nel 1722, dunque sono 300 anni che lo si può leggere, se si vuole, nell'edizione compiuta. Le sue vicende editoriali sono state notevoli, è stato letto tutte le volte nel corso del XVIII secolo, tutte le volte che si avvicinava una peste in Italia, c'era paura di una peste, veniva rapidamente ristampato questo testo come testo utile per i pubblici amministratori per gestire una peste. Poi è stato letto sostanzialmente fino alla metà dell'Ottocento. Fino alla metà dell'Ottocento, a un certo punto sono intervenute delle normalizzazioni linguistiche. Muratori qui scrive molto di getto, con una patina linguistica ogni tanto emiliana, si sente, e a un certo punto qualcuno ha cominciato a correggerlo in modo toscaneggiante. Allora io ho dovuto anche fare un po' d'attenzione a portare Muratori alla sua modernità linguistica in questo testo, che ripeto ha la caratteristica di voler essere un testo utile, utile per gestire una minaccia che insomma era altro che il Covid, perché quella era un morbo che girava per l'Europa sostanzialmente dal 1348, era sempre quello, che ogni tanto ritornava e non a caso nell'ultima edizione, quella del 1722, Muratori allega la traduzione che lui stesso ha fatto e un riassunto di una relazione medica sopra la peste di Marsiglia, una relazione scritta da medici francesi che erano stati inviati dalle autorità, dal re di Francia, insomma,
a Marsiglia, dove nel 1720-21 era scoppiata l'ultima grande peste europea, con 60.000 morti, tanto per dare l'idea di cosa stiamo dicendo. E il muratore del 1713 sa che c'è una peste che arriva dai Balcani e che ha toccato Vienna. In Bosnia era endemica la peste, se bastava che risalisse un po', arrivava in Austria, lì poteva scendere in Italia. E allora si affretta a scrivere questo testo. Cosa c'è di interessante? Beh, qui c'è intanto la divisione del libro. C'è la prima parte, è il governo politico, la seconda parte è il governo medico e la terza parte è il governo ecclesiastico. Governo vuol dire modalità di gestione, governare nel senso di mettere le mani. E allora c'è l'interessante che una discreta quantità di cose, insomma, la cosa più che fa più impressione su un lettore che non sia uno specialista di storia della filosofia politica è la seconda parte, il governo medico, che è una raccolta eruditissima. Non è vero che Muratori non amava l'erudizione, era un uomo di spaventosa erudizione, solo che la adoperava a fini pratici. Ecco. E qui per scrivere questo libro si è voluto leggere una quantità sterminata di opere mediche di tutti gli autori, di tutte le fedi, di tutta la geografia europea. Quantità sterminata di cose che poi non ha semplicemente assemblato, ma ha vagliato criticamente, per cui questo libro è pieno di affermazioni come sì, quello lì quello è un esagerato, bisogna tenerne conto il giusto, quest'altro qui invece, no, questo è bravissimo, quando dice qualcosa lo dice sul serio. Certamente la cosa più importante di tutte è l'esperienza. E certo, questa erudizione paurosa, tra l'altro tipica dell'epoca, ecco, è messa a frutto, deve servire a qualche cosa, non è compiaciuta, è un'erudizione che ha una sua finalità pratica, vuole avere. Allora, dicevo, la seconda parte, il governo medico, è fenomenale perché è un insieme di ricette di vario tipo per prevenire la peste, per curare i primi sintomi, per alleviare i dolori e per estirpare i buboni. Allora, la parte sull'estirpare i buboni è spaventosa. Ricordiamoci che non esistevano gli anestetici. E il povero muratore, che è un uomo buono e pio, continuamente dice: ma non fatelo perché non serve a niente. Ecco. E poi ci sono invece le ricette appunto complicatissime, con la composizione di decine di erbe o di altre porcherie di vario tipo per produrre queste triache o teriache, cioè questi farmaci compositi che dovrebbero avere varie funzioni, c'è quello essiccante, quello sudorante, di tanti tipi. Naturalmente, se lo facessimo noi, probabilmente moriremmo immediatamente, perché sono cose, ma era praticamente il meglio della farmacopea dell'epoca, cioè non è che si stesse inventando, con una attenzione continua a respingere. Questo è un razionalista, un muratore non è un illuminista, non ce l'ha neanche vicino, ma è un razionalista, non c'è bisogno di essere illuministi per essere razionalisti. Un muratore è un sacerdote di formazione tridentina, e l'ha imparato lì l'uso della ragione, e naturalmente è aperto all'uso teorico astratto della ragione, è aperto all'uso invece empirico, induttivo. Riesce perfino a leggere John Locke, tradotto in francese, e non gli piace,
e non gli piace perché naturalmente lì sì che c'è il modernismo e il modernismo capisce che c'è una potenzialità di conflitto radicale fra l'impianto teorico su cui si fonda la sua cultura, che è razionalità certamente, ma non illuministico individualistico, e quello di Locke. Ma dicevo, il suo razionalismo lo porta continuamente a polemizzare contro la superstizione, i venditori di amuleti, contro tutti quelli che sfruttano la paura, contro tutti quelli che sfruttano la paura per soldi, non solo, ma contro quelli che oggi chiameremo i professoroni, contro coloro che si servono della cultura accademica per intimidire il popolo e per assurgere a posizioni di autorità. Per cui lui non era un professore, ma era più che un professore, e tuttavia si serve della propria cultura per tentare di produrre un bene pubblico. Qui non c'è la pubblica felicità, ovviamente, qui c'è la pubblica infelicità. Ecco, e c'è una persona, un sacerdote in cura d'anime, ecco, alla pomposa, che vuole far del bene alla città. E dunque ci fa vedere il bene medico nei limiti delle capacità dell'epoca, insomma, che lui è abbastanza, come si dice, up to date nelle conoscenze mediche. Combattere sbagliando le teorie di quello che lui chiama l'Euvenocchio, che poi è l'Euvenocchio, che è l'inventore del microscopio, ha scoperto l'esistenza delle creature monocellulari, no? E dice, ma insomma, questo qui non mi convince perché io non vedo perché devo associare la peste a quegli atomi animati che lui vede, che non erano poi il batterio della peste. In ogni caso, per vostra informazione, al batterio della peste ci si è arrivati nel 1896. Non si può pensare che Muratori si sbagli, perché si sbagliavano tutti. Cioè, poi il meccanismo di insorgenza della peste è ignoto, cioè il passaggio di specie, il roditore, la pulce e l'uomo era ignoto, proprio non c'era modo di conoscerlo. La sua tesi è che la peste nasce per respirazione, cioè quando uno respira, se respira i vapori venefici di peste, si ammala di peste, per cui sarebbe anche facile curarla se ci si mettono le mascherine e se si allontanano le persone, no? Allontanare. Allora, vi dicevo, il suo razionalismo, non illuministico, ma serenamente, tranquillamente cattolico, il cattolicismo è un veicolo di razionalità fenomenale, lo porta a un disincanto, a un'operazione di disincanto del mondo. Basta con i venditori di amuleti, basta con i cialtroni e i ciarlatani, vediamo quel che si può fare. Si prende qualche centinaio di libri di medicina, se li legge, li mette in fila in ordine gerarchico, offre qualche centinaio di ricette per curare o per prevenire, e questa è la seconda parte, il secondo libro. La cosa, e questa è per certi versi lontana da noi, è interessantissima, molto più interessante e sotto il profilo anche teorico-politico, è la prima parte, il governo politico della peste. E lì veramente, per certi versi, solo per certi versi, c'è un'area di famiglia, cioè lì c'è il lockdown, che si chiama sequestro, perché la lingua italiana aveva modo di esprimersi senza fare ricorso alla lingua inglese, si sequestrano le persone. E c'era il Green Pass, che giustamente si chiama le fedi di sanità.
consiste nel fatto che bisogna mettersi ai confini dello Stato, e ai confini dello Stato ci sono i gabellieri che chiedono a chi vuole entrare, tu chi sei, da dove vieni, fa vedere, poi lo tengono lì per un certo numero di giorni, se quello non sa male muore di peste, lo liberano e gli danno un documento dove c'è scritto questo può viaggiare. E naturalmente c'è la previsione dei controllori, ma dei controllori dei controllori. Ecco. E dov'è la differenza rispetto a noi? Beh, c'è una differenza teorica di fondo, teorico-politica di fondo, che il modo con cui Muratori pensa la politica non è il nostro. Il nostro è orientato a chiederci e a definire l'origine di un ordine politico, da dove nasce, perché, chi l'ha messo in mondo. E noi di fatto rispondiamo, beh, nasce dagli individui che mettono in mondo un ordine politico perché vengano garantiti i loro diritti. Ecco, Muratori non, questo modo di ragionare non è il modo di ragionare dell'antico regime. Nell'antico regime nessuno si chiede da dove nasce l'ordine politico, ma semmai si chiede a che cosa serve, quali sono i fini dell'ordine politico. Ed evidentemente il fine è la pubblica felicità. Non, e inoltre, come è fatto un ordine politico? Noi diciamo, beh, essenzialmente è fatto di individui. L'antico regime dice, non ci pensa nemmeno, insomma, non esistono gli individui, esistono i corpi, corpi politici, intermedi di tutti i tipi, laici, religiosi, e lì c'è la sostanza della politica, che è un assemblaggio di corpi, con sopra un principe che è tale per grazia di Dio, volontà di Dio, che assume, nell'atto stesso in cui comincia a governare, assume degli obblighi di fatto verso l'intero corpo politico. Non perché il corpo politico gli trasmetta, gli deleghi qualche cosa, ma perché così vuole la razionalità umana e appoggiata, poniamo, all'idea atomistica di politica. Ecco. Quindi, qual è il rapporto fra la politica laica, diciamo Stato, anche se è una parola che non è così ovvio ad operare, e l'ordine religioso? Sicuramente lo Stato è autonomo, ma deve assolutamente avere un rapporto di alleanza con la Chiesa, e la Chiesa cattolica. E a sua volta la Chiesa è autonoma, nel senso che lo Stato non può, il potere politico non può intervenire nelle faccende, non solo nelle faccende della Chiesa, ma nei diritti anche in quelli materiali, che vuol dire proprietà, che vuol dire tutto quello che era collegato alla Chiesa. Certamente la Chiesa è autonoma, e tuttavia, la loro collaborazione è naturale e razionale, oltre a rispondere a un'esigenza provvidenziale, perché l'uomo è fatto di carne e di anime. Tutto ciò emerge nella prima parte di questo libro e nella terza. Nella prima c'è la presa di responsabilità del potere politico, che deve fare in modo che la peste venga prevista, perché secondo la tesi di Muratori, di molti, una peste prevista non nuoce, perché si prendono in anticipo le misure per tenerla fuori, perché è tutto un gioco spaziale, bisogna tenerla fuori, in campagna, non deve entrare in città. Ecco. Bisogna che ci sia la capacità degli amministratori, dei poteri politici, di organizzare la società, ecco, facendo tre cose, smontando il suo assemblaggio normale e rimontandolo in modo diverso. Però attenzione, questo non può capitare in modo totale e radicale. Non si può smontare del tutto una società,
non succede quello che succederebbe a noi, cioè smonti la società, ti trovi davanti in Italia 60 milioni di individui come atomi, no, i muratori, smonti la società ma entro certi limiti, cioè la costruzione normale della società per corpi assemblati viene molto attutita ma non viene distrutta, per cui perché? Perché bisogna costruirne un'altra fondata sulla nosografia, per cui tu avrai la città dei sani, la città dei sospetti, la città degli ammalati, e questa è una cosa nuova, non c'era prima, è una cosa dell'emergenza, non della normalità. Poi avrai una città in cui ci sono, dove c'è la città degli ammalati, i lazzaretti per uomini, i lazzaretti per donne, i lazzaretti per il clero, i lazzaretti per i laici. E poi a gestire tutto ciò avrai i turpi monarchi, di cui parla malissimo, li chiama beccamorto, i turpi monarchi e i controllori turpi, che devono essere nobili. I nobili che sono privilegiati continuano a essere privilegiati, ma nel dovere, non nel diritto. Allora voi vedete che la società normale viene smontata, ma non fino in fondo. Perché per lui una testa come quella di Muratori e come tutti i pensatori dell'antico regime, tranne i super radicali come Hobbes, Locke e poi generale Rousseau sostanzialmente, tranne che per le vette del pensiero radicalissimo, non è pensabile pensare la società come fatta di individui singoli. Quindi anche nell'emergenza, anche quando sei costretto a smontare la società normale e farne un'altra, questa differenziazione strutturale interna alla società permane. E questa è la grande differenza che c'è tra Muratori, il suo modo di gestire la peste, e noi. Detto in un altro modo, a Muratori, come a nessun altro, importava niente dei diritti umani, non avevano un concetto. Per cui l'idea che qualcuno possa resistere a un sequestro è impossibile, cioè sei obbligato a seguire, le prescrizioni della pubblica autorità, perché ne va del benessere o del relativo minore malessere della società, senza se e senza ma. Ecco, per cui noi abbiamo i muratori un atteggiamento razionalistico e non illuministico, un atteggiamento emergenziale certamente davanti alla peste, è ovvio, ma non eccezionalistico, cioè non si fa per resistere alla peste, non si fa tabula rasa, preoccupato ma non nichilistico, e quindi lo abbiamo vicino a noi, simile per molti versi a noi, ma non identico a noi, non sovrapponibile, perché in mezzo fra noi e lui c'è una cesura che è l'illuminismo vero e proprio, più la rivoluzione, più la costruzione dello Stato borghese, che lui non poteva conoscere. Proprio la sua vocazione alla concretezza, il suo rifiuto della astrazione, che non è il rifiuto del sapere né della erudizione, proprio Muratori, ecco, proprio la sua concretezza fa sì che dal suo libro, da questo libro, poi in modo sistematico, da vedere fino a quello che stiamo citando, emerga, ecco, uno spaccato della società di antico regime, assolutamente vivo e vivace, dove i bisogni e le caratteristiche di quella società sono da Muratori presi sul serio. Per cui voi avete questo intellettuale che dice, bene, abbiamo la peste, malissimo, bisognava evitarla, ma insomma adesso ce l'abbiamo, a che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare a mantenere al mondo il maggior numero possibile di persone perché la società non
si impoverisca, non muoia, perché le professioni e il sistema produttivo non crollino, perché i prezzi non sprofondino, cioè è completamente capace di concretezza pratico-empirica, proprio perché ha in testa l'idea di ragione e di società chiarissime, ma un po' diverse dalle nostre. Ecco, non vi dico il terzo libro, cioè quello sul governo ecclesiastico della peste. Il governo ecclesiastico, per prima cosa, vuol dire che la Chiesa è una struttura di potere dentro la società, è una struttura di potere, ha dei diritti e dei doveri. Il Consiglio dei Curatori è, durante l'emergenza, per favore la Chiesa non eserciti con troppa puntigliosità i propri diritti, cioè non si metta in conflitto con il potere, no, le solite leghe interminabili fra il principe e il vescovo, non è il momento. I sacerdoti, la Chiesa, ha un dovere di carità, che è una delle tre parole chiave, cioè prudenza, carità e giustizia, sono le tre parole chiave della politica. Come vedete, quella che per noi sarebbe la prima non c'è, diritti, e seconda, e quella che per noi dovrebbe essere la seconda ma spesso è la prima, utilità, non c'è. Poi è attentissimo ai diritti, no? Se non hai diritti di enti collettivi, il diritto di un vescovale, il diritto di un'abbastia, il diritto di un monastero, i diritti in quel senso sì. L'utilità è attentissimo, perché vi ho appena detto, non vuole il collasso dell'economia, ci sta estremamente attento, però al tempo stesso non la pone come virtù sopra tutte le altre, anzi questo libro è pieno di accuse contro coloro che la esercitano un po' troppo l'utilità, quelli che vendono o che rubano le cose degli appestati. No, abbiamo detto la giustizia, che, attenzione, vuol dire rispettare l'ordine. Giustizia vuol dire mettere le cose in ordine, come devono essere. Carità e prudenza. Prudenza di solito vuol dire qualcosa di simile alla ragione di Stato, cioè c'è qualcuno che deve avere il discernimento delle situazioni per intervenire in modo concreto. Poi giustizia vuol dire mettere le cose a ciascuno il suo, carità, carità noi lo tradurremo con attiva solidarietà, dove tutte e due i termini sono altrettanto importanti, solidarietà, ma non lamentosa, non a parole, non verbale, attiva. E allora, nel terzo abbiamo la Chiesa, nella terza parte, la Chiesa impegnata nella carità, che vuol dire che sostanzialmente si mette al servizio dei poteri pubblici e dice: ditemi che cosa devo fare e lo faccio, oppure vi do dei suggerimenti e lo facciamo insieme. E poi ha un ruolo, la Chiesa, che allora, Muratori era un sacerdote e credeva in Dio, ma dal punto di vista nostro, quello che è il ruolo della religione, come è descritto nella terza parte di questo libro, è un ruolo di, come dire, governo psicologico del popolo. Serve la religione, è utile a tenere, non dico alto il morale, perché proprio avere il morale alto durante un'epidemia di peste è difficile, ma è utile a far sì che il morale non sprofondi. E continuamente l'oratore dice che la acedia, la malinconia sono dei vettori della peste, sono peggio della peste, che l'animo deve essere forte, coraggioso, attivo. E perché sia così, allora, il,
l'uomo colto, lo strato sottilissimo di persone colte si può leggere i libri di filosofia, ma la grande massa soltanto dalla Chiesa è edificabile, e la edificazione consiste nel fatto che c'è la funzione pubblica del rito, proprio con tutta la prudenza del caso, perché la peste di Milano ha insegnato che l'eccesso di concentrazione per un qualche motivo produce disastri. Comunque il sacerdote, anche da solo, cammina per le vie intonando salmi e la popolazione dalle finestre risponde. L'abbiamo fatto anche noi, non erano salmi, ma l'abbiamo fatto anche noi. E per Muratori non è un sostegno psicologico, come ve l'ho detto io da laico, per Muratori è pregare Dio, davvero. Però il risultato è quello, che la preghiera, vedete, non è individualistica, non preghi Dio da solo nel tuo cuore, come tutto quello che viene in San Regime, quello che è sociale è pubblico e il privato non ha dimensione pubblica. Quando si prega, particolarmente in un contesto di emergenza, non si prega da soli, si prega come corpo politico. C'è una descrizione della città di Milano che San Carlo fece pregare in una peste precedente, quella di Manzoni naturalmente, ed è una descrizione dove Muratori diventa lirico. Tanto mi piace l'idea di un contesto sociale congegnato secondo giustizia, che anche in un'emergenza non perde le proprie forme, non si deforma fino al punto da diventare una massa scomposta, che era precisamente, e chiudo, ciò su cui si discuteva nel 2020. Cioè, se le reazioni che erano divenute obbligatorie alla pandemia, cioè il lockdown, non avessero come risultato non voluto, e secondo alcuni addirittura voluto, quello di distruggere la società e di farne un ammasso informe di individui. Ecco, leggendo questo libro si può escludere un'analogia che si spinge fra noi e la situazione muratoriana, che si spinge fino a questo punto. Non c'era questa, anche se si parlava di peste, cioè di una malattia che le creava le montagne di morti, tuttavia il modo di affrontarla, il modo culturale e politico e amministrativo di affrontarla, era un modo corporato e non individualistico, con tutto quello che di positivo e di negativo vi è in entrambe le accezioni, in entrambe le modalità. Il risultato è che nel 2021 abbiamo pubblicato questo testo, che ripeto, credo che sia l'ultima opera di Muratori che è stata messa, andata a restante con criteri moderni a tutt'oggi, del resto è passato un anno neanche. La misurazione della distanza c'è, e tuttavia c'è, come dire, un'area di famiglia, dove l'area di famiglia è data da, ovviamente siamo all'interno della cultura moderna occidentale, anche se non ancora preso la piega illuministica in Muratori. E in area di famiglia c'è anche sotto il profilo regionale, cioè, e qui è evidentissimo che chi parla è l'emiliano, non soltanto per la patina linguistica, ma per la concretezza sociale che vuole continuamente sottolineare come l'orizzonte della sua esistenza intellettuale. Cioè, io sono un uomo colto, sia perché invento la storia d'Italia letteralmente, sia perché il mio sapere non può non servire ai miei concittadini, altrimenti non vale niente, no?
e anche le sue polemiche contro la filosofia hanno un tratto simpatico, perché a un certo punto nel testo sulla pubblica felicità, lo cito, dice: deve essere stato proprio un gran filosofo quello che ha inventato il telaio per fabbricare le calze. Cioè, ogni tipo di sapere deve avere o una ricaduta empirica, o comunque sia deve avere come proprio orizzonte la vita concreta dell'umanità. Da questo punto di vista non è necessariamente un illuminista, ripeto, queste cose sono cose che stanno dentro la struttura formale del pensiero cristiano cattolico post-tridentino, che proprio a questo serve, cioè a portare, a dare forma razionale, naturalmente sotto sotto una dimensione provvidenziale, evidentemente, ma una struttura razionale organica, organizzata, ordinata alla società. Da questo punto di vista Muratori ne è pienamente interno, tolte le asprezze, tolte gli elementi anche di settarismo, come vi dicevo, i libri che legge sono di tutti gli autori possibili, e ci sono i musulmani, ci sono gli ebrei, ci sono i protestanti, non gliene importa niente, grandissima capacità di superare questo tipo di differenze, e c'è da questo punto di vista un intellettuale che è, come si dice, avercene, perché sa molte cose e le vuole mettere a buon frutto, cosa che non sempre gli intellettuali di oggi fanno e sanno. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo. Magari è vero la subedizione del Governo della Peste, è l'ultima opera muratoriale scritta modernamente, segue però di pochi mesi ben 5 altre opere di muratori che hanno avuto un'edizione nel corso del 2020 o alla fine del 2020, tutti i volumi di carteggio, tutti i volumi di opere filosofiche di muratori che non sono arrivati in tempo per garantire ai muratori l'accesso a testi di filosofia, però rimangono ugualmente le forze dell'intendimento umano e le forze della fantasia umana. E infine un libro chiamato Recuperi muratoriani, che recupera lettere sconosciute o non ben spiegate, tra cui, se avessimo tempo, che non leggerei, ma adesso non lo facciamo. Parlando di governo ecclesiastico, abbiamo intervisto Monsignore Elio Castellucci, vescovo di Modena, che è arrivato, è il primo motore di questo biennio muratoriano, e non soltanto come vescovo, cioè come governatore ecclesiastico, ma anche come studioso di muratori, perché al convegno del 2020 fece non soltanto gli onori di casa, ma anche una relazione sul valore religioso dell'opera dei muratori. E però ci parlerà quando verrà il suo turno. Adesso il turno è della dottoressa Grazia Maria De Rubis, direttrice della Biblioteca Estensa Universitaria di Modena, che si collegherà con noi, è già collegata, quindi noi la salutiamo e le diamo senz'altro la parola. Prego, dottoressa, tocca a lei. La relazione della dottoressa De Rubis ovviamente si riferisce ai grandi lavori che sono in corso anche con la collaborazione scientifica del professor Alcalà qui presente, i lavori di digitalizzazione dell'archivio muratoriano, che appunto è in corso quasi ultimato di digitalizzazione. Il titolo è Archivio muratoriano digitalizzato e pubblicato nell'Estensa Digital Library. Sì, parli perché la sentiamo, perlomeno non la volume altissimo, ma a questi tecnici proveranno. Buonasera.
Sì, la vediamo in piccolo e la sentiamo fuori. Ma penso che i tecnici qua forse riusciranno ad aumentare il volume, però lei è presente e ha facoltà di parlare. Thank you.
andando a verificare se si riesce a fare un audio migliore. Una prima tranche di lavoro ha riguardato la digitalizzazione ex novo di carte fotografiche, manoscritti musicali e il recupero di quelli che vedete come 3242 fascicoli che sono esattamente per la maggior parte i fascicoli delle pizze. Abbiamo qualche problema di audio, però stiamo cercando di risolvere. Perché io penso me stessa in ritardo. Ma quello probabilmente è se ha anche il collegamento. Per adesso proviamo. Ma siete voi? Dottoressa, noi abbiamo una parte della sala che non sente quello che lei dice. Creata dai colleghi della
della biblioteca scientifica universitaria in passato. La seconda tranche ha visto la digitalizzazione di manoscritti miniati, sono 625 manoscritti che sono già quasi interamente pubblicati sulla piattaforma, e la terza tranche è il progetto che è in corso, importante anche, fondamentale anche questo, che è la digitalizzazione dell'intera autogrammoteca di Campoli. Arriviamo all'archivio muratoriano. Quello che vedete è la brevissima presentazione che c'è nella descrizione dei fondi della piattaforma, con l'archivio muratoriano che è organizzato anche all'interno della piattaforma, suddiviso in base. Organizzato secondo le sezioni che sono quelle con cui avevo organizzato il materiale che trovavo di curatori. Quindi all'interno della piattaforma il fondo, l'archivio può essere recuperato con un'interrogazione puntuale per segnatura, quindi utilizza il fascicolo, con un'interrogazione per autore, o può essere navigato all'interno di questa struttura che vedete sulla destra, quindi possono essere consultate e sfogliate le opere teologiche, le storiche, le scientifiche o le note carteggio. Tutto quello che sto per mostrarvi, cioè tutto quello che è possibile fare oltre la semplice funzione di visualizzazione delle immagini, si deve all'adozione di questo protocollo, il protocollo di OIF, che è un protocollo adottato dal consorzio di biblioteche creato nel 2011, è un protocollo aperto, open source, che serve proprio per che permette la presentazione, la ricerca, l'annotazione, la distribuzione di immagini ad alta definizione. Ve lo dicevo prima, è uno standard di fatto che la biblioteca estense è stata una delle prime ad adottare in un progetto così impegnativo in Italia. È in qualche modo una sorta di web delle immagini, di HTTP delle immagini, cioè permette di scambiare digitalizzazioni tra istituti diversi attraverso un indirizzo dell'immagine che restituisce sia l'immagine che i metadati associati. Questo vuol dire che con visualizzatori specifici, per quelli utilizzati all'interno dell'estensione Digital Library come Mirador, è possibile comparare più immagini, è possibile manipolare l'immagine con strumenti di photo editing, è possibile ritagliare porzioni di immagini e condividerli con grande facilità. Naturalmente le immagini possono essere sfogliate, visualizzate, l'archivio muratoriano era già disponibile online in internet culturale fino al 1965, quello è tuttora ancora, e adesso è stato interamente caricato nelle sezioni Digital Library e può essere sfogliato, questa è una lettera come vedete, e può essere naturalmente interagito, facile. Se guardate i pulsanti in basso a destra, le immagini possono essere tutte quante scaricate, qui c'è un simbolo di un PDF che permette di scaricare per scopi non commerciali l'intero file. Quello che si ottiene, questo è lo scarico che ho fatto io, questo è il documento PDF con questa definizione che si ottiene attraverso la modalità di scarico del PDF. Ma non basta, le immagini, vi dicevo, possono essere manipolate, questi sono in alto a sinistra tutti i comandi di photo editing, le immagini quindi possono essere modificate quanto a saturazione di colore, quanto a
contrasto, o per esempio, ne ho fatto soltanto uno, possono essere invertiti in positivo e negativo in tutti quei casi in cui può migliorarsi per esempio la leggibilità delle grafie. Ma non basta, queste sono ancora operazioni che facciamo all'interno di un singolo documento. La piattaforma permette di creare delle piste che possono essere usate per la ricerca, per lo scambio tra studiosi, ma anche per attività didattiche, permette di confrontare delle immagini, fino, permette di ritagliarle, dicevo, e anche di creare delle storie. Io non voglio farvi un tutorial della piattaforma, vi faccio vedere soltanto il risultato, è molto immediato. Una volta ricercati i materiali, c'è un comando di aggiungi a una lista e vi si chiede di scegliere se inserire questo materiale in una lista già creata o se bisogna, se sei vuota, creare una nuova. Io in questo caso vi faccio vedere il risultato. Questa è una lista che, come vedete, ho creato io il 20 ottobre ieri con il titolo Grafia di Giovanni Giuseppe Ramaggini e con l'indicazione che si tratta di lettere firmate da Ramaggini con pseudonimi. Non guardate lettere di Ramanzini, ci tornerò, questo è un errore. Al momento mi interessa farvi vedere che si può creare una lista di documenti che si scelgono per uno scopo, in questo caso sono tutte lettere attribuite a Ramaggini attraverso l'esame grafico, e quello che ci permette di fare la piattaforma, l'Estense Digital Library, è di compararle all'interno dello stesso visualizzatore. Quindi uno strumento che permette, per esempio, l'esame grafico, sicuramente facilitando le operazioni di studio. In questo caso torna la pubblica pubblicità che è stata ricordata già prima di me. Ho creato una lista sui due testimoni, l'autografo e il biografo conservato dell'archivio oratoriano, e quello che posso fare è metterli a confronto all'interno anche qui dell'Estense Digital Library, quindi confrontando pagina per pagina lo scritto con le correzioni e quello nella bella copia. Chiaramente quello che vi mostro sono strumenti che non si sostituiscono poi allo studio, ma strumenti che possono aiutare e facilitare. Finora vi ho mostrato materiali che erano tutti quanti all'interno delle Estense Digital Library. In questo caso, all'interno del visualizzatore della piattaforma Estense, vi mostro però a sinistra una lettera di Henri Josetto Massel, conservata nell'archivio muratoriano Estense. A destra invece è una lettera di Muratori e Thomasen conservata a Nîmes, che io ho semplicemente cercato all'interno di ADK, della piattaforma della Biblioteca Nazionale di Francia, che condivide lo stesso standard di IIIF e quindi permette di semplicemente copiando un indirizzo che è un indirizzo URL, un indirizzo diretto, di inserire e studiare senza passare da una piattaforma all'altra materiali conservati in istituti diversi. In questo caso una lettera che si pone come risposta e come sollecitazione a due lettere conservate da noi in Estense. Questo si può fare nella direzione che ho utilizzato io, quindi importando tra virgolette un documento conservato pubblicato da Realità all'interno delle Estense Digital Library. Si può fare nella direzione opposta, inserendo dentro le piattaforme che
che condividono Mirafor e Triple le digitalizzazioni presenti nelle stesse Digital Library. Ancora, le immagini possono essere molto facilmente ritagliate e condivise all'interno della piattaforma, senza fare nessuna operazione se non quella di cliccare su un pulsante, che è questo a sinistra, e poi su questo, che è il simbolo che conosciamo del condividi. Questo ritaglio viene automaticamente riconosciuto con un indirizzo e, copiando questo indirizzo, si può inviare con una semplice operazione di copia e incolla in una mail questo, che è il ritaglio di una firma, è una firma illeggibile che probabilmente rimarrà tale, è vero che è un'impresa impossibile, ma in generale è uno strumento che permette di condividere ritagli di immagini con studiosi con due semplici operazioni. Vi ho fatto vedere quello che si può fare all'interno della piattaforma con la pubblicazione. Vi devo dire anche quello che dobbiamo ancora fare, quello che si può ancora fare. La manutenzione dei dati è una operazione continua. Vi dicevo, l'Estense Digital Library è un progetto fatto di ciclo continuo di pianificazione, esecuzione e controllo, con il controllo che naturalmente poi dà il via a nuove pianificazioni di attività e nuove esecuzioni. Quindi ci saranno sicuramente nuovi lavori di descrizione e di metadatazione. Ci saranno sicuramente, speriamo ci siano, segnalazioni da parte degli utenti di correzioni da apportare. Noi le riceviamo già, io le sono qui a sollecitarle anche singole segnalazioni di errori che vengono a galla semplicemente attraverso l'uso. Ci aspettiamo anche e siamo pronti a progetti di collaborazione che coinvolgano studiosi di specifici ambiti per una revisione più sistematica e per l'arricchimento dei metadati di singole collezioni e quindi anche assolutamente dell'archivio muratoriano, che siamo consapevoli che possa averne bisogno. In che termini? Io qui vi ho fatto dei singoli esempi utilizzando gli strumenti, le ultime pubblicazioni del Centro Studi Muratoriani. Questa è la lettera di Dolussei che ancora esiste nelle stanze Digital Library, cioè ancora non è spuntata dalle ceneri di questa lettera, invece è la lettera corretta e corrispondente corretto, che è di Corsè, e noi siamo ancora, pubblichiamo ancora questa lettera con questa attribuzione. Perché? Perché ancora non abbiamo, per esempio, in alcun modo recepito i recuperi muratoriani, il lavoro immenso fatto e pubblicato da Federica Missere Fontana e da Daniela Gianaroli sulla FILSA 86, che ancora si trova nello stato precedente quella pubblicazione. Vi ho detto che vi avrei mostrato di nuovo questo. La lettera di Ramanzini Dionisio è un errore che emerge soltanto dall'uso continuo della piattaforma. Io non ho voluto modificare l'esempio proprio per mostrarvi anche un esempio, non solo un esempio di lista, ma anche un esempio di errore. La lettera Ramanzini Dionisio è il corrispondente immediatamente successivo a Ramanzini, morfato da Terra Bianca, un pseudonimo utilizzato da Ramanzini. Ramanzini ha
tutta pedagogia è un'altra lettera, questo è un errore che noi correggeremo come errore puntuale, mi sono accorta semplicemente facendo, provando a farvi degli esempi, ma questi errori possono essere segnalati soltanto dagli studiosi che utilizzano la nostra piattaforma. Quindi io spero appunto di avervi invogliato, convinti delle opportunità che la piattaforma, con tutte le teorie necessarie, offre. Un'ultima osservazione, un'ultima comunicazione sulla visibilità dell'archivio muratoriano in rete, perché l'archivio muratoriano è pubblicato, come avete visto, nelle stesse Digital Library, però da una parte per gli accordi con DHMORE, che con cui i progetti vanno avanti fin dall'inizio, il professor Matteo Carac, che è una parte fondante dei progetti legati al Digital Humanities in estense, e dall'altra per l'adozione della piattaforma Blol. L'archivio muratoriano è visibile e interrogabile anche attraverso Lodovico, visto che all'interno, non delle collezioni digitalizzate di Lodovico, ma all'interno di tutto il catalogo di materiali open, quindi aperti e disponibili e fruibili, troviamo le stesse Digital Library. Quindi l'archivio muratoriano è in vetrina anche attraverso Lodovico, ma non solo, è proprio per la piattaforma utilizzata, che è Media Library Online, è visibile anche all'interno di tutte le biblioteche digitali che utilizzano Blol. Questo è un catalogo di Blol per le province dell'Emilia. Anche in questo caso l'estense Digital Library è fruibile all'interno del catalogo open di Blol. Questo per dire, e chiudo, questo per dirvi che l'archivio muratoriano è offerto, reso fruibile a diversi livelli di utilizzo, con diverse finalità di ricerca o di curiosità, attraverso la nostra piattaforma, per chi cerca direttamente perché sa che l'archivio è esistente e ha un interesse specifico, ma può essere incontrato più o meno casualmente anche all'interno di tutte le biblioteche digitali che utilizzano Media Library Online, e che, come risposta a una ricerca per Lodovico Antonio Muratori, semmai per un'opera contemporanea, possono comunque restituire anche la notizia della presenza dell'archivio muratoriano. Adesso vi faccio vedere, eccolo qui, dentro le stanze Digital Library, di nuovo, questi sono gli spartiti musicali di materiale archivistico, lo riconoscete, questo è uno screenshot tagliato, c'è l'archivio muratoriano. La piattaforma è interrogabile all'indirizzo edl.beniculturali.it. Io vi invito a utilizzarla, vi invito in maniera veramente sentita a segnalare, invito gli studiosi, gli importatori a segnalare tutti gli errori che incontrano, anche singoli puntuali, che noi a seguito delle segnalazioni correggiamo, e vi ringrazio ancora una volta per aver dato a me e alla biblioteca la possibilità di presentarvi questo progetto. Grazie. 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 Grazie.
mentre lei parlava mi è venuto in mente quando il centro ambulatoriale nel 1970 cominciò l'opera di edizione del carteggio di muratori. Scrissero delle lettere a tutte le biblioteche dell'orbe terracolo chiedendo a ognuna: avete delle lettere di muratori? Adesso per fortuna ci siamo, ci si connette con NIM e immediatamente vediamo le pregunte. Per quanto riguarda le correzioni di studiosi eccetera, mi fa piacere che la direttrice abbia citato i recuperi muratoriani dove il Dolusse era già stato sbandito. Prima di quello, nel 2008, è uscito un altro catalogo sempre a cura di Federica Messere su tutti i corrispondenti muratoriani, dove sono già state aggiustate moltissime fasi delle munizioni. Poi i nostri lavori di edizione procedono, ad esempio da Ramanzini, che era il tipografo veronese di muratori, e Ramanzini, che era una parte che stava all'estero, stava in Germania, mi pare. E sono già stati pubblicati, quindi corretti. Quindi insomma qualche cosa va avanti anche da parte nostra. Nel frattempo sono venute le 17:21, abbiamo circa 21 minuti di ritardo per dare la parola al professor Matteo Alcalà, che è già stato citato meritatamente, anzi meno meritatamente di quello che meriterebbe, perché è una magna pars nel lavoro di digitalizzazione del carteggio muratoriale, dell'archivio muratoriano, correttamente archivio soli muratori, perché appunto, come è stato spiegato, appartiene a dire di muratori. Allora, Matteo Alcalà però questa volta ci deve parlare della mostra, cioè ci deve preludere alla mostra. Gli segnalo soltanto, perché anche lui l'ha di fronte, il nostro vescovo Elio Castellucci, che teoricamente alle 17:30 aspetterebbe di parlare lui, ma comunque vi intenderete voi il governo ecclesiastico, vedremo come chi preparerà. La sfida potrebbe essere parlare in 9 minuti della mostra, tanto è da vedere e non da dire, quindi potrei anche compattare così. Cioè, però di essere brevissimo, quasi telegrafico, perché appunto la mostra è da vedere e non da spiegare. E dico solo pochissime parole. La prima è quella che in realtà io sono un portatore, cioè un portavoce in questo caso, di un gruppo molto più nutrito, che devo ricordare, che è il gruppo di progettazione, che è stato quello proposto da Elio Tavilla, da Elisa Fattore e da Marco Bini, col supporto naturalmente per competenze diverse della Presidente Vannelli e di Camilla Fabri. E questo gruppo, assieme a un operatore esterno, Intersezione, che ha, devo dire, penso offerto un prodotto di elevatissima professionalità che il nostro territorio è ancora in grado di esprimere, penso che anche questo vada ricordato. Comunque, diciamo, sarebbe piaciuto all'anima autarchica dei muratori questo aspetto. E dicevo, questa mostra, la prima cosa su cui ci siamo interrogati è se e quale mostra oggi ha senso fare. Oggi, cioè, in relazione al contesto in cui stiamo vivendo, in cui viviamo e alle cose a cui stiamo assistendo tutti i giorni. Allora l'idea è stata quella forse di fare, diciamo, anche qua muratorianamente, direi una mostra regolata, avrebbe detto lui. Noi forse abbiamo pensato più semplicemente di fare una mostra che avesse una sua sobrietà e quindi che di fatto non distogliesse risorse dalle emergenze che pure dobbiamo affrontare e che sicuramente sono delle priorità, ma che in qualche modo aiutasse a dare un orizzonte di senso con cui anche queste emergenze possono essere vissute. Per questo l'idea di base è stata quella di creare una mostra estremamente accessibile nel linguaggio, e pensando soprattutto alle scuole, ma non soltanto alle scuole, una mostra che fosse in qualche modo riutilizzabile, cioè che non si esaurisse nell'evento espositivo, ma che avesse anche una sua utilizzabilità sia materiale che immateriale, su quest'ultima torno subito, anche all'indomani del disallestimento. Quindi la sindaca citava, no, il progetto sulla casa dei muratori, la prima cosa che ci è venuta in mente è perché non creare dei pannelli che un domani possano essere in realtà ospitati e arricchire, un po' con un procedimento forse di economia circolare, ma penso anche di economia di scala virtuosa rispetto alle risorse anche intellettuali, non solo quelle economiche, ma anche appunto una sua utilizzabilità e una sua sopravvivenza, per così dire, alla sua conclusione, che sarà appunto a gennaio del 23, anche digitale. Quindi abbiamo pensato di corredarla
con materiali di entertainment che rimarranno durante la mostra, ma anche dopo a disposizione delle scuole per completare l'esperienza di visita e renderla soprattutto qualcosa che può proseguire anche all'interno del lavoro degli insegnanti, del lavoro dei ragazzi. Ovviamente ci saranno delle audioguide che appunto, avendo la caratteristica dell'immaterialità, possono esse stesse sopravvivere, dei video che aiutano a entrare meglio nel personaggio, che è un po' la linea già anche il comune di Vignola appunto ha intrapreso, e un sito ludovicoantoniomuratori.it che in realtà noi abbiamo pensato come sito per la mostra, ma è evidente che un domani forse può diventare un sito in realtà di riferimento per attività che non si limitano alla mostra, ma che in generale possono, diciamo, accendere un punto di attenzione. Accanto a questo c'è in realtà il grande cantiere muratoriano che appunto diceva grazie a Maria De Rubens prima di me, la biblioteca estense, il centro studi muratoriani prima ancora che la biblioteca estense e l'Università di Modena, insieme stanno costantemente alimentando e appunto che da devo dire ogni giorno arricchisce di potenzialità. Perché muratori 10 lode, e cerco di essere telegrafico, tutti i 10 muratori che abbiamo individuato, ma semplicemente qualche categoria, diciamo qualche pennellata veramente di massima. Muratori 10 lode, già dal titolo ovviamente l'idea era quella di presentare i muratori in maniera smart, in maniera abbastanza semplice, a un pubblico e con una grafica direi che giocasse quasi a contrasto rispetto all'idea, come dire, serissima e eruditissima che abbiamo i muratori, ma che a volte rischia forse di involontariamente renderlo distante più che presente, o meglio di smorzarlo in qualche modo l'attualità. L'idea è stata quella di invece appunto usare una grafica e quindi un linguaggio, un registro, sia diciamo retorico che espositivo, il più possibile fresco e per certi aspetti forse anche questo forse poco muratoriano, devo ammettere, però insomma un pochino anche adatto a riuscire a intercettare un pubblico che non conosce i muratori o che lo conosce in una maniera, come dire, diciamo così, tradizionale, forse così può riscoprirne altri aspetti. Aggiungo un'altra accortezza che è provenuta appunto soprattutto dal gruppo di progettazione, in particolare da Elio Tavilla. L'attenzione è stata quella certamente a semplificare e mediare, quindi ad avvicinare in qualche modo l'oggetto e la comprensione, in questo caso dei muratori, a un pubblico non esperto, cercando appunto nel linguaggio, nei concetti in qualche modo esposti, di avvicinare il più possibile quell'epoca che, come diceva prima Carlo Galli, è comunque distante dalla nostra, pur avendo aspetti di somiglianza. Appunto, dicevo, l'attenzione è stata quella di semplificare senza in realtà attualizzare tutti i costi o banalizzare, inseguendo le forme o la morfologia, ma poi di fatto tradendo la sostanza. E, essenzialmente muratori ha accompagnato in 10 passaggi, appunto, che consentono di dare 10 lode alla fine della visita, in 10 passaggi che sono in qualche modo anagrafici, quindi i muratori giovane, i muratori in formazione, ma anche sono 10 passaggi di carattere, diciamo 10 tappe intellettuali direi, che non ripercorro, ma cercano di dare la complessità del personaggio. E direi che appunto, volendo trovare una cifra, come posso dire, complessiva di navigazione, che è emersa direi da tanti degli interventi, con prospettive estremamente diverse, ma tanti degli interventi che si sono succeduti, penso che quello che anche questa mostra ha cercato di dare nel accendere 10 riflettori, 10 punti di osservazione su un oggetto appunto così vario e anche così complicato a volte da circoscrivere come muratori, sia quella del lascito intellettuale, inteso come la capacità che muratori ha avuto in circostanze e ambiti più diversi, dalla salute pubblica alla felicità pubblica, al governo, alle lettere, alla storia, alla religione,
e così via, la capacità che ha avuto di concepire il proprio impegno come un impegno costantemente, un impegno intellettuale ma anche un impegno civile. L'impegno quindi, come si diceva prima, è tornato in molti interventi, costantemente orientato a un'applicazione nel mondo e direi anche a un'applicazione concreta e direi di servizio, di pubblica utilità o pubblica felicità forse. E in questo c'è parso di appunto cogliere la cifra anche in qualche modo della grandezza muratoriana, cioè nella complessità del personaggio, degli orizzonti che aveva, che davvero lo rendono un personaggio di portata come minimo appunto europea, però la costante capacità di questo grandissimo uomo di riuscire sempre a tornare, come dire, nel piccolo di un quartiere malfamato di Modena piuttosto che nelle vicissitudini di un ammalato di peste, o ancora nella devozione di una persona che non ha strumenti culturali per comprendere la complessità della teologia. Questo, a nostro avviso, a avviso del gruppo di progettazione, è stato appunto la grandezza, il tipo di grandezza che si è inteso mettere al centro e che penso appunto ci abbia poi portato a dargli 10 lode a tutti gli effetti. Quindi qua mi concludo, grazie. Uso un minuto per dire quello che non ho detto prima, cioè che è una delle massime autorità muratoriane, non solo modenesi, è autore di ben 2 volumi di cartelle muratoriane, è autore di un libro che oggi è stato citato circa 12 volte, cioè autore, editore della Pubblica Felicità, che ha fruttuosamente paragonato con un'opera giovanile di muratori, cioè di rudimento, cioè un insegnamento di filosofia pratica per il principe che poi diventa Francesco III. Quindi Matteo Calac è non solo docente all'Università di Modena, ma è anche appunto un grandissimo studioso muratoriano. Finalmente adesso cediamo il pulpito a Monsignor Castellucci, che ovviamente mi diamo in ricordo. Io gli cedo sicuramente il mio posto. Ma no, ma perché fanno parlare in piedi che abbiamo tutti parlato? È troppo modesto, è abituato. Che fu lui, il 21 ottobre del Furui, uno dei suoi primi atti da vescovo fu di venire a visitare la casa di moratoria. E successivamente fu lui a proporre la giornata moratoriale del 21 ottobre del 2020, di cui questo oggi è una specie di epilogo. Quindi a lei la parola. Ringrazio tutti, ringrazio la dottoressa Muratori, il sindaco, il professor Marri, che in realtà è il vero animatore di questi convegni, e tutti voi naturalmente, il professor Gallio, il professor Alcalà, il presidente Vandelli e tanti altri che vedo e conosco. Credo che il mio compito sia quello non tanto di ovviamente di trarre delle conclusioni, ma di semmai disegnare in pochi minuti un profilo di muratori come pastore. Questo almeno è il compito che mi sono assegnato, ma in 10-12 minuti spero, non di più, perché è una dimensione che è emersa anche adesso nell'ultimo intervento, ma che non sempre viene collegata all'intellettuale, anzi l'intellettuale di sua natura di solito viene considerato un uomo di pensiero astratto, piuttosto distratto rispetto ai problemi reali. Il muratore invece ci ha dato uno stile di intellettuale profondamente immerso nella realtà del suo tempo, immerso proprio come sacerdote. Per lui l'essere uomo, l'essere prete, l'essere studioso non erano piani paralleli. Non c'era una dedicazione a ore, ma intrecciava in un modo che per me rimane misterioso, e dico, sono profondamente ammirato di questo, queste diverse dimensioni. Il suo ministero sacerdotale va inquadrato brevemente nella scia dell'immagine di pastore che emerge dal Concilio di Trento.
è stato definito il Muratori da alcuni studiosi un sacerdote tridentino carolino. Cosa significa tridentino? Significa appunto che si colloca sulla scia di questo grande concilio che è noto come il concilio della Controriforma, ma da un certo punto di vista, qualcuno lo dice, è stata la riforma cattolica, perché ha puntato su alcuni passaggi strutturali, come per esempio l'istituzione dei seminari dove si formassero i futuri preti con uno standard universitario, mentre fino ad allora si formavano generalmente presso parrocchie, presso comunità, ma senza un adeguato curriculum di studi. Poi il Concilio di Trento ha stabilito la residenza dei parroci e dei vescovi. Il canone 16 dei decreti di riforma precisa, anche se fossero cardinali, quindi proprio non c'è scampo, la residenza nelle rispettive parrocchie o diocesi assegnate. Fino ad allora, specialmente negli ultimi secoli precedenti il Concilio di Trento, che come sapete si è svolto nel XVI secolo, un arco di tempo abbastanza lungo, i vescovi e i parroci spesso non risiedevano nei territori loro assegnati, e quindi si era verificata una grande incuria pastorale, una sorta di desertificazione di alcune zone. E in un certo senso Martino Lutero aveva ragione quando diceva che c'era una totale trascuratezza della predicazione. Per certe zone questo era vero. Il Concilio di Trento reagì imponendo l'obbligo di residenza e infine le visite pastorali dei vescovi alle loro diocesi, con tanto di redazione economica e gestionale oltre che pastorale, il che permetteva anche una verifica. Muratori si colloca prima di tutto su questa scia, dove da una parte i decreti dogmatici del Concilio di Trento indicavano il compito del pastore come essenzialmente la celebrazione dell'Eucaristia e l'assoluzione sacramentale, quindi potremmo dire una visione cultuale. Dall'altra parte però nei decreti di riforma dello stesso concilio, quelli più rivolti ai cambiamenti pratici, si proponeva di fatto come modello quello pastorale. E il Muratori si dedicò allo stesso modo ad entrambe queste dimensioni del ministero, perché era un uomo che prestava attenzione molto alla concretezza delle situazioni. Il professor Alcalac ha già ricordato che gli venne assegnato un territorio che era tra i più degradati di Modena. Fu lui stesso che dopo i 40 anni chiese al vescovo di allora di, oggi diremo, di andare parroco. Allora si diceva di assegnargli un territorio, era una prepostura, che lui fece chiamare la contrada di Santa Maria Maddalena, perché forse in questo era debitore di un'esegesi un po', diciamo così, apocrifa della figura di Maddalena, che passava la storia come la prostituta, mentre in realtà sappiamo che si tratta probabilmente di persone distinte nel Vangelo, ma questo non è importante adesso. Ebbe in assegnazione pastorale questa contrada, che appunto era nota a Modena perché percorsa da prostituzione, da degrado morale, da povertà di ogni tipo, disoccupazione, vizio del gioco. Questi sono aspetti che il Muratori cita. E cosa fa appena diventato preposto? Fonda la Compagnia della Carità, un'associazione, anzi un'opera pia laicale, e anche in questo è piuttosto preveggente, che ha come scopo non tanto quella del soccorso immediato o dell'elemosina, la limosina come la chiama lui, verso la quale il Muratori ha sempre avuto una certa allergia, addirittura
del Granducato chi praticava l'elemosina, cioè chi chiedeva l'elemosina troppo vicino alle chiese o dentro le chiese veniva punito con 3 giorni di prigione. Il Muratori diceva: se è proprio necessario, sì, ma il compito della Compagnia della Carità, alla quale aderirono diversi laici della sua parrocchia, era piuttosto quello di agire sulle cause, cioè quello di aiutare le persone a trovare lavoro, ad uscire dai circoli del vizio, ad essere assistiti se malati e non potevano permettersi il ricovero o non erano accettati nell'ospedale. Questa era l'opera della Compagnia della Carità e a questo sostanzialmente dedicò il trattato della carità cristiana in quanto amore del prossimo, che è di un'attualità sconcertante nonostante abbia 300 anni, proprio perché si muove su questa aderenza profondamente evangelica. È un commento sostanzialmente a tutti i passi del Nuovo Testamento che riguardano la carità, ma con un occhio, anzi direi proprio con una prospettiva che è quella del bene comune, come diceva il professor Galli, della attiva solidarietà, sarebbe il linguaggio di oggi. E questo è davvero attuale. E io direi quasi che solo un uomo che riusciva ad intrecciare in maniera così virtuosa attività intellettuale e attività pastorale e che aveva una profonda sensibilità umana poteva arrivare a queste intuizioni. Io in realtà mi fermerei qui, avevo preparato 5-6 fogli ma li ho riassunti perché l'essenziale l'avrei già detto. Vi leggo magari cosa dice lui, se riesco, perché ho anche dimenticato gli occhiali, circa la Compagnia della Carità. Sapete che c'è questa specie di piccola biografia scritta da lui stesso in terza persona, in cui si definisce in questo modo, dice: quello in che essenzialmente si esercitò il buon cuore del Muratori, che è lui stesso, fu l'amore dei poveri. Per loro sollievo istituì egli nella chiesa della Pomposa la Compagnia della Carità, le cui limosine si impiegassero non già in mantenere birbanti e questuanti, perché questi ordinariamente si guadagnavano il vitto, ma in procurare, per quanto si potesse, di impedire che non divenissero questuanti, nonostante l'uso della doppia negazione vuol dire di impedire che tornassero a questuare. E menziona poi lui stesso alcune categorie di poveri verso le quali la Compagnia della Carità era particolarmente attenta. Le leggo come lui le scrive: le vedove, gli orfani, i ladri, i giocatori, le fanciulle che dovevano uscire dalla prostituzione, gli ammalati. In questa ispirazione di agire sulle cause anziché semplicemente di tamponare gli effetti, Muratori opera una lettura approfondita di un passo biblico in particolare, un passo del Nuovo Testamento, su cui poi ho fatto quella piccola ricerca a cui accennava il professor Marri, che è il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, citato molte volte, specialmente proprio nel trattato della carità cristiana, là dove Gesù, nell'ultimo suo discorso pubblico che fa da pandan con il primo del Vangelo di Matteo, il primo è la serie delle beatitudini e l'ultimo è il cosiddetto giudizio universale, il figlio dell'uomo che porrà alcune domande nel momento del giudizio, sulle quali il Muratori lavora, cesella, riflette, perché le domande sono ben note: ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, ero carcerato, ero malato, ero straniero, mi hai assistito,
addirittura per 4 volte c'è questa lista, e Muratori nota con grande acutezza, evidentemente come esegete è abituato alle acutezze, che ciò che dice Gesù nel rispondere a chi fa fronte a queste domande è: tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Cioè esiste non una divaricazione o un parallelismo, ma una identificazione tra la carità verso il prossimo e la carità verso il Signore. Ed è proprio questa commistione, diciamo, questo duplice valore della carità, quello che, nonostante che lui punti in quel trattato solo sulla carità verso il prossimo, quello che gli fa dire che la carità ha un grande valore non solo umano, ma anche cristiano e teologico. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, ma non ne voglio abusare perché abbiamo già sentito tante cose belle. Torna in patria in agosto del 1700 e viene a Vignola. Potete già immaginare, uno che viene da Milano a Vignola non è proprio il massimo della felicità. Si trova il suo campo occupato da un mucchio di sassi, e chi ce l'ha portato? I frati cappuccini che stavano costruendo il loro, la loro chiesa, il loro convento. Allora pare che Muratori si sia arrabbiato, non c'è rimasta la lettera di Muratori, però c'è rimasta la lettera del padre priore Ludovico da Savignano, datato Vignola 1 settembre 1700. Allora, mi persuado che vostra signoria abbia una piena notizia del convento che la reverenda signora nostra fa qui in Vignola, è già in coperto, non ci resta la chiesa, e in riguardo alla mora che fanno nel fiume per riparare quei terreni, noi non possiamo aver sassi che con grandissimo sconto è lontano. Fossimo necessitati metterne in riva dell'acqua da 20 carra in un campo di vostra signoria illustrissima, col pensiero di porvene un numero maggiore, affidati nella singolare carità e devozione che la tiene verso i poveri cappuccini. Mi disse Monsignor Giacomo che ella era rimasta offesa, e io ne restai oltremodo mortificato, benché non le sia di vero un danno, siamo però prontissimi a rimetterne giù nell'acqua, e se non fosse stata resa impraticabile una strada in continua, l'avressimo fatto. Speriamo, assistiti da questi poveri contadini, di dirvi la santa intesa che vi sia la santa indulgenza per il perdono d'Assisi. Umilmente le passo le mani e col pregare di lei gran merito ogni incremento di bene, si contenti di avermi, quali mi dichiaro, dell'ultimissimo ministro. Quindi vedete, la prima grana che è capitata a Muratori gli hanno procurato i vignolesi, anzi i frati di Vignola, con una... Quindi, come vedete, Muratori non è soltanto quella roba solennissima, serissima, ma ci sono anche queste cose. Allora, siamo meravigliosamente in orario per andare a vedere la mostra, quindi che cosa posso dire? Avete sentito tutti voi, inutile che io vi dipinga con parole più auree ancora il valore delle relazioni che abbiamo ascoltato, che sono anche future foriere di un futuro sempre di maggiore illuminazione. Però non posso non dare la parola alla sindaca per la conclusione. Se volete, allora la sindaca, ecco un'ultima battuta. I Muratori, la sindaca è parente di Muratori. Allora, io ho trovato una vecchia cronaca vignolese che dice che i Muratori si suddividono varie stili in Barabai, Barleda, Madalon, Cisarei, Mason, Bad Stretch. Il casato di Barabai dovrebbe essere quello di Muratori. Ecco, quindi la sindaca deve dirci a quale casato appartiene. Non mi soffermo e non approfondisco. No, il professor Marvi è davvero ironico, e ormai ci conosciamo da diversi mesi e quindi abbiamo condiviso
diverse questioni su muratori e c'è sempre tanto da imparare. Io ringrazio davvero tutti, ringrazio il professor Galli, il professor Alcalac davvero per i loro interventi e tutti coloro che hanno portato i saluti e hanno aggiunto in conclusione il nostro vescovo, che davvero ringrazio della sua presenza. Tutti hanno portato una visione dei muratori che credo abbia dato l'idea di quanto già, come dire, avevamo in mente, cioè di un personaggio di grande valore, di grande spessore, veramente dalle tante sfaccettature e sicuramente dalla grande profondità comunque sia di pensiero, sia di cultura, sia di umanità. E quindi come mignolesi dobbiamo essere orgogliosi di avergli dato i natali. E a questo proposito, ringraziandovi ancora tutti per la vostra presenza, io concluderei con questa frase che è scritta sull'epigrafe che si trova, una delle epigrafi che si trovano nello studiolo dei muratori, che dice: qui nacque muratori e ciò basti. Vi ringrazio e andiamo a mandare a lei.